così ha aperto la porta e è rinchiusato. Che luna, eh? No, abbiamo l'immagine, non dobbiamo ricattare quanto vogliamo. Sì. Adesso se avete coraggio sedetevi e mangiate. Questo è il mio CD preferito, però è di filo. Una prelibatezza della casa. Sono sempre quei sughi fatti sono a mano. Sono sempre quei sughi preparati da me, la mattina. Mica faccio come preparato. Abbiamo un problema sociale quest'anno. Abbiamo un ragazzino di 36 anni che fa preparatore atletico, che è venuto qua quest'anno. Il poveretto è relegato su in piccionaia. Non si capisce cosa faccia tutto il giorno, sempre stanco, arriva in allenamento distrutto. È l'una e un quarto, siamo andati ancora nel letto. Questi? Qui un po' di tocco di... Ah, l'acqua. L'acqua ce l'ho. Me la devo portare io, ce l'ho. L'acqua ha la sua acqua. Se non beve la sua acqua, sta male tutto il giorno, poverino. Dopo. Avete già mangiato, Cessi? Senti questo buon profumo, sì, che non è la Simona Vedovati che fa questo, emana questo profumo. Ciao, Jacopo. Bensì il cane. Ciao. Il cane mascherato. Sono venuto a salutare i bambini. Ciao. Dove sei andato? Dopo dell'auto? Sì, non c'era. Si è passato altro con me. Sì, oh, ha dei problemi di stabilità. No, ma anche lui sarà la protagonista della mia data. Sei ancora? Ho comprato delle polpettine al supermercato. Non me la leccare. Me le hanno spacciate come polpettine di manzo, ma non lo so. Beh, però ce ne salta fuori di roba, eh. Di motivi che guarda, non vuole fare pubblicità. Motivi. Senti che roba. Dai, gli è ripreso il culo. Che dalla televisione non sentite l'odore che c'è qua, ma... Avrà appena pisciato e sta lasciando delle ore. Ha lasciato delle goccioline di piscio, non è piscio, sai? Cos'è? Chiudetevi in casa, serrate le porte. Cioè, avete visto che cane, no? Non si gratta mai. Ma cosa stai riprendendo? La roba è la sua puntata? Cosa vuol dire? Mangiamo insieme? No, ma io cosa c'entro? Ah, ma voi avete già mangiato, grazie. Avete mangiato la roba? No, aspetta che quella insalata lì non mi piace. No, condisco questa, ma la tiro giù perché è bella scivo. Sì, facciamo la spesa per tutti noi, poi alla fine... Arturo, ti ordino di uscire dalla mia casa. Ti ordino di venire qui immediatamente. Guarda il fine che fanno i calzoncini. Guarda come è obbediente, guarda questa intelligenza sovraumana. Vieni qua. Arturo! Che è, prendilo. Bravo Arturo, salta adesso di sotto, vai. Salta su, vai. Guarda cosa c'è qui, guarda. Oh, puliscimi tutto per terra, bravo, così, le briciole, vai, vai. Arturo? Vieni. Dai, tanto. Non si può neanche pranzare in pace qui, in questa società. Andiamo. Arturo, vieni, amore! Non è che ammazza le zanzare, Arturo? Non è che l'avranno gonfiato, l'avranno punto perché deve zanzare. Ah, tu! Arturo, da pappa, andiamo! Tu! Andiamo! Non correre, Arturo! Sta scappando! Oh, chiuso la porta! Scappato? Timo, cosa vuoi da mangiare? Cioè, in che senso? Cosa c'è? Non c'è niente. Vuoi petti di pollo? Vado a casa mia. No, c'è l'insalata. Ma cosa vuoi riprendi a me? Vuoi due petti di pollo? No, c'è l'insalata. C'è l'insalata? Sì, sì. Un po' di prosciutto in quattro, come mangiare? Un petto di pollo, sì, dai. Io sarò... No, il prosciutto, chi mangia un petto di pollo? A me non piace. Io, guarda, io ho già mangiato, dopo che si è detto questa... Le misure di sicurezza sono state enormi, per consentire... Eccolo. Lo stendino e quel cane dall'alto. Tra le cui le tante più preferite... Dobbiamo dire come cerca di...
detto anche nella dal Campidoglio, che l'Unione Europea per bene scelta giusta nel fare perfetto, direi. Arrivare alla firma. Ecco qua, stendino su misura. Super balconcino. Il trattato istituto. Come vedi non siamo mai controllati qui. La nostra vita abbiamo firmato un contratto di 24 ore al giorno con la società, siamo controllati a occhio, vista. Devo controllare cosa mangiate. Tanto qui c'è qualche telecamera, così ti inquadrano anche a te, che stai filmando. Qui c'è qualche telecamera nascosta, non ti credo. Andrai fuori anche te. Dopo Grande Fratello ci sarà il grande Chiozzino. Non è Chiozzino, questo si chiama Palmiroli. Palmiroli. Il grande Palmiroli. Dai Jacopo, non so neanche col capo. Sono su, sì. Giocatori di basket. Io ho lasciato un bel ricordo per la direzione. Sì, infatti sono arrivati sta perdendo un po' di giri. Sono arrivati degli MMS. Le cadono un po' le rughe. Ma gli SMS che sono arrivati in trasmissione. Lo sanno tutti, lo siete in televisione, non mi guardare a me. Come rispondiamo a... Rispondiamo coi fatti, guarda. No, non è fatto. Mica ha fatto a me la domanda, ha fatto a te. Anche qui, guarda. No, a me non riprendere perché io non c'entro. Ma questa è la giornata... No, primo perché... No, è la giornata perché... tipo questa qui. Questa è la giornata tipo. Sì, tipo. Sì. No, è la prima volta che viene a mangiare qua, comunque, perché ci siete voi. Io sono una... Una showgirl. Quando senti odore di televisione così, è incontenibile. Aspetta, potete passare?